La Costituzione della Repubblica Italiana recita all'articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo è un comunicato di Cinemarte, di nuovissimo millefilm, del Passo dell'Horror. Siamo tre canali che regalano ogni giorno intrattenimento, cinema, passione. Questo messaggio è per ribadire che noi siamo assolutamente contrari a ogni forma di violenza, di razzismo, di omofobia. Siamo vicini a tutte le persone, quelle più fragili, quelle più sensibili, quelle che hanno bisogno di più supporto, di più affetto. Voglio lasciare un messaggio sia per i genitori che per i ragazzi. Genitori, il messaggio che voglio lasciarvi è questo: cercate con tutte le vostre forze di capire, di comprendere, di sostenere i vostri figli. Quando qualcosa non va, ve ne accorgete, parlatene, affrontate il discorso, aprite il cuore, aprite le menti, andate oltre ogni confine etico, morale, religioso, cercate di comprendere appieno quali sono le difficoltà che il vostro figlio o i vostri figli stanno attraversando, quali sono i loro turbamenti, i loro dubbi, le loro angosce. Un ragazzo ha diritto di vivere una vita tranquilla, serena, e il clima di serenità e tranquillità parte soprattutto dai genitori, dalla casa, dalle amicizie. Se vostro figlio un giorno vi farà capire che la sua scelta non è poi così convenzionale come tutte le altre, sarà una scelta importante, comunque, sarà una scelta da affrontare, sarà una scelta da rispettare. Genitori, questo è il vostro compito. E ragazzi, mi rivolgo a cuore aperto, lasciate stare i social. Ragazzi, i social uccidono. Ragazzi, i social sono molto pericolosi. I social sono pieni di persone che non aspettano altro, che vogliono solo attaccare, distruggere, che vogliono uccidere. Persone malvagie, persone fallite, persone insoddisfatte, persone che neanche ti conoscono, ma ti giudicano, ti attaccano, ti distruggono, ti portano spesso a gesti inconsulti. Perché quando senti di essere così speciale come sei, sei anche più fragile, sei anche più sensibile, sei anche facilmente attaccabile dal mondo che c'è fuori, da tutti, dai social, dagli amici, dai compagni di scuola. Vieni bullizzato, vieni preso in giro, vieni attaccato, vieni deriso. Quindi, ragazzi, è importante che voi scegliate il giusto interlocutore, i vostri genitori, se siete convinti che sono in grado. Ma sappiate che vicino a voi ci sono organizzazioni, gruppi, associazioni che vi aiuteranno, vi sosterranno, cercheranno di aiutarvi a costruire questa nuova identità, a costruire questo nuovo mondo, il mondo che vi siete scelti. Un mondo meraviglioso, un mondo che si scontra con questo mondo pronto a distruggervi, pronto a venirvi contro. Quindi non parlate con chiunque, parlatene con poche persone, persone che sanno comprendervi. E ripeto, lasciate stare i social. Viviamo nel mondo reale, lasciamo stare il mondo virtuale. Seguirà il monologo bellissimo di Tiziano Ferro. Grazie ragazzi. Cinemarte è con voi.
Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso. Grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso. Nella vita e sugli schermi. E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è. Quindi, bulli e odiatori italiani, tranquilli, siete liberi. Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole, magari un giorno, avranno un peso. A dopo. Grazie. A dopo.